ultimo appuntamento della stagione regolare nel campionato provinciale di Serie D Campus Selva dei Pini. In campo di fronte Nuova Florida, squadra ospitante, e Lele Nettuno. Dicevamo ultimo appuntamento. Va a recuperare Biondolillo che prova la soluzione, poi respinta da Fontemaggi. Adesso pallone all'indietro, Di Mascio lo scambia a destra verso Carioti, la palla messa in mezzo, poi smanaccia. Adesso scambia con Di Mascio, poi all'indietro, se ne va ancora Babusci, prova Scarpetti, sale, partecipa tutto il Nettuno alla manovra, prova la soluzione. Adesso Gomiero ribattuto con il corpo da Bragaloni, finisce, o meglio sembra finire fuori proprio sulla linea, la va a prendere Bragaloni, prova il capovolgimento di fronte, Novara. Ancora Novara tenta di andare a conquistare il pallone, lo fa, lo riesce a recuperare, palla verso Scarpetti, arriva Bragaloni pronto a chiudere. Novara all'indietro, prova Scarpetti, il palo gli dice di no. Carioti, Amatori, scivola, poi riprende Vidulano, il tiro di Di Mascio, anzi il diagonale, il tap-in con Carioti, prima frazione. Battuta in mezzo, Babusci lasciato indisturbato, arriva il gol della Nuova Florida. Scarpetti, Monteforte, prova la soluzione, Bragaloni, il lancio verso Scarpetti, poi Herrera tocca Velando, calcio di punizione di De Celis, centrale ancora Fontemaggi, poi esce Herrera, ancora Herrera, Novara riesce a lanciare lungo verso Scarpetti, prova la soluzione, esce Bragaloni e rimette in gioco per Colasanti, l'uno contro uno, funziona, poi va a scambiare con Carioti, il tocco per il raddoppio di Colasanti, sale, guadagna campo, si accentra leggermente, poi lo scambio verso Amatori, si gira, palla fuori, Simolo, Vitulano, esce ancora Fontemaggi, Amatori ha la possibilità per andarsene, Herrera, Monteforte, Herrera prova la puntata, Scarpetti, Monteforte ancora verso Scarpetti, prova la puntata, ci mette una mano Bragaloni, continuare a, se non altro, a restare in partita, ha provato la perla Scarpetti, palo, rete, via, scivola, palla recuperata subito da Contardi, una serie di finte, non casca Fontemaggi, Monteforte, Amatori, Bragaloni, risponde Scarpetti ed Herrera, sono in due, però riesce Herrera poi andare a colpire, prova ad andare verso Scarpetti, palla toccata da De Celis, prova la soluzione Scarpetti, di poco sopra la traversa, ci aiuta, palla recuperata da Colasanti, poi se ne va in mezzo Carioti, toccando la morbida, la mette in rete Fontemaggi, palla tra le mani, l'arbitro Dragoni della sezione di Tivoli dice che può bastare, finisce qui la stagione regolare per le due formazioni, ma tra 15 giorni torneranno in campo con il primo turno della Coppa Provincia di Latina.